Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi proveremo insieme a fare la pasta di mais perché mi hanno appunto consigliato di fare questo video. Ma prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella. Allora, la pasta di mais è appunto una pasta modellabile che si asciuga all'aria e si possono fare appunto varie cose. Io ad esempio ho provato a farla e non sono molto brava perché non ci ho mai lavorato e ho provato a fare queste due cosine, anche se non sono proprio tanto belle, ecco, però ci ho provato e cercherò poi di diventare un po' più bravina. E questo dovrebbe essere tipo un fiore e poi questo è una rosa, non lo so. E niente, oggi ci proveremo insieme. Iniziamo. Per fare questa pasta ci serve l'amido di mais, quindi come questo, poi l'olio Johnson, io andrò ad utilizzare appunto questo, poi la colla vinilica, quindi questa qui, e poi del succo di limone. Sono degli ingredienti che potete trovare benissimo a casa e, oppure insomma, anche se non li trovate a casa, si trovano molto facilmente anche nei supermercati. E poi ci serve una ciotola e qualcosa con cui mescolare, utilizzare un cucchiaio. Allora, prima di tutto cosa dobbiamo fare? Prendiamo la colla e versiamo un po' di colla all'interno della nostra ciotola. Le quantità non le so bene perché anche per me è la prima volta, anzi la seconda volta, e quindi metterò delle quantità un po' a caso. Voi mettetene circa appunto quante volete fare grande la vostra pasta. Ok, io ne ho messo un po', non ne ho messa troppa, prima che poi magari non viene, anche se la prima volta mi è venuta, infatti qua erano le creazioni che vi ho fatto vedere prima. Ora speriamo che mi venga. Allora, adesso dobbiamo mettere un cucchiaio di olio Johnson. E mescoliamo. Ora dobbiamo mettere circa un cucchiaio di limone, sempre dentro appunto la colla e l'olio che l'abbiamo messo appunto nella ciotola prima. Ora per ultima dobbiamo mettere il frumento, quindi la farina di amido di mais, e le quantità, come vi ho detto prima, ne metterò a caso, però comunque la quantità di amido di mais deve essere uguale a quella della colla, quindi cercherò di metterla insomma uguale. Dopo mescoliamo. Dobbiamo continuare a mescolare finché non si forma una vera e propria pasta. E se l'impasto è troppo liquido, continuiamo a mettere l'amido di mais, se invece è troppo duro, tipo, mettiamo un po' di olio. Ok, dopo averla lavorata per un po', questo è il risultato, sono riuscita a farla. Ci ho messo davvero molta ma molta pazienza perché non si formava subito. E come vedete questa pasta è molto morbida e appunto con questa pasta si possono formare varie creazioni che poi si asciugano all'aria. Perciò questa pasta appunto si deve tipo contenere in ad esempio una plastica come ad esempio questa, in modo da non farla asciugare, quindi io la metterò qui dentro per non farla asciugare. Poi se la vogliamo tipo colorare,
O facciamo la creazione e la facciamo poi seccare e poi la coloriamo dopo, oppure si può colorare direttamente un po' di pasta, quindi non lo so, prendiamo un po' di pasta, vogliamo fare ad esempio una rosa, prendiamo del rosso, immettiamo la pasta nel rosso e poi dopo facciamo la creazione. Io mi sa che farò così da oggi in poi perché prima non l'avevo fatta questa cosa. E niente, comunque si sta mettendo a piovere proprio adesso. E niente, spero che questo video sia stato utile e vi sia piaciuto. E noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!